Ciao amici, ciao amiche. Volevo rispondere a qualche domanda che è stata fatta. È stata una domanda molto carina che dice: ma allora i Surga, potrebbero essere anche considerati come i nostri angeli custodi? Allora, spieghiamo bene questa cosa. I Surga non si incarnano tutti contemporaneamente. I Surga si incarnano al momento giusto, quindi ci sono tantissimi Surga che in questo momento non sono incarnati. E che cosa fanno questi? Tutti quanti insieme ci seguono. Ci seguono e ci aiutano sempre che possibile, con grande amore, con grande affetto, con grande empatia, perché loro vorrebbero risparmiarci queste vite così difficili che noi viviamo. Noi viviamo delle vite piene di problemi. Sappiamo come sono le nostre vite, è inutile che ve lo dico, che ve lo racconto, lo sappiamo. E quindi purtroppo però certe esperienze brutte, purtroppo ci sono delle esperienze brutte nella vita, sono proprio quelle esperienze che noi dobbiamo vivere in questa condizione di vita terrena, per avere piena consapevolezza di come sia grave la condizione della vita biologica. Se noi non vivessimo queste cose gravi, brutte, e noi diremmo, vabbè, ma insomma, che va che sia, invece no, 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 proprio una tragedia. E poi sapete, le tragedie sono anche proporzionali all'età. Ci sono bambini che piangono come disperati. Ma per loro non avere quel giocattolo, non avere quel gelato, non avere, è una tragedia in piccolo, per loro ci sono rimasti malissimo, vanno capiti. Dovremmo ricordarci com'era quando eravamo bambini e volevamo disperatamente qualcosa, come se noi pensassimo che con quello saremmo stati felici. Erano i nostri sogni di bambini, poi si cresce, c'è l'adolescenza. Il sogno d'amore, l'illusione, la delusione, e insomma sono tutte esperienze, poi ci sono anche gli incidenti, uno si rompe una gamba, un braccio, e, voglio dire, succedono queste cose, un incidente stradale, può succedere di tutto, noi siamo esposti veramente a tutte le sofferenze che possono capitare a chi vive una condizione biologica. Quindi i Surga ci osservano e quando possono ci aiutano, quando possono, cioè non è che possono risparmiarci tutto, però a volte ce lo risparmiano, capito? Quando a volte i Surga, tutti quanti insieme, che poi sarebbero Surun, ci osserva, soffre insieme a noi, tutto quello che noi soffriamo, lui soffre, e tutto quello che noi invece sentiamo come piacere, come sollievo, lui lo sente come piacere, come sollievo. Questo Surun sente tutto quello che sentiamo noi. Lui è il primo che vorrebbe che noi non soffrissimo, è il primo che vorrebbe che noi non soffrissimo. Però non ci può impedire qualunque sofferenza, perché a questo punto, se no, cioè, questa che è una buffonata, cioè, no, voglio dire, ci siamo incarnati virtualmente qui per renderci conto, sentire proprio con mano, sulla pelle, cosa significa essere incarnati e vivere questa condizione biologica. Però rispondendo alla domanda, sì, possiamo considerare che i Surga siano angeli e che tutti insieme compongono Dio, se vi fa piacere dire questo. Però, da un punto di vista scientifico, sono i Surga e Surun.
tutti quanti insieme costituiscono solo un, come le gocce del mare e tutti quanti insieme costituiscono l'oceano, per dire. Però se vi fa piacere usare un linguaggio religioso, per carità, che male c'è? Tutti gli angeli insieme costituiscono Dio, se vi fa piacere. Questo è, cioè, riallacciandomi un pochino al discorso delle religioni, perché noi, pur non credendo alla Chiesa, pur non credendo a tutte le religioni del mondo, noi abbiamo intuitivamente la percezione che c'è qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di meraviglioso. Intuiamo questo. Questo è il fondamento un po' di tutte le religioni. Quello che spiego io è la foto della realtà spirituale. Quindi ogni religione ha intuito un pezzettino prima che fossero deviate, ma ci sono delle grandi intuizioni nelle religioni. Quello che vi spiego io di spiritualità è la foto intera. Quindi ognuno, volendo, non importa di quale religione, a quale religione appartenga, può riconoscere nelle mie spiegazioni la vera religione alla quale lui appartiene. Nel senso che un buddista si riconosce facilmente nella mia religione, un cristiano, chiesa a parte, si riconosce facilmente nella mia religione. Ma così tantissime religioni hanno, diciamo, ma questa è la parte pura, la parte bella della religione, non la parte politicizzata, la parte per confondere l'idea alla gente, capito? Buttate quella parte lì. Le intuizioni spirituali dell'umanità sono state tantissime e trasformate tutte purtroppo in brutte religioni. Quindi quando eravamo bambini credevamo chissà quale cose meravigliose, avevamo dei sogni, una fantasia, delle speranze, e sognavamo con una realtà meravigliosa. E è così, è così. Tra le domande c'è anche una domanda che dice: ma allora io quando faccio Reiki anche a distanza? Ecco, vediamo questa cosa. Noi siamo esseri biologici, tutti gli esseri biologici emettono un'energia bioradiante. Questa energia, tra l'altro, è la forma di comunicazione più antica che esiste, prima che gli esseri umani parlassero, ma gli stessi animali tra di loro, ma lo vedi anche con gli animali domestici, lo vedi col gattino che hai, lo vedi col cagnolino che hai. Loro capiscono, sentono come ti senti tu, come stai, pure se tu non dici niente, è questa energia bioradiante che comunica con loro. Io quando tocco un cagnolino, io sento proprio tutta la sua energia, un gatto, un essere umano, la sento, perché non facendomi distrarre dai condizionamenti, io sento queste cose, tutti noi possiamo sentirle, queste cose. Però se noi ci lasciamo distrarre dai condizionamenti che diciamo ah, sotto stupidaggine, ma che le energie bioradianti sono normalissime. È lì che si fonde il Reiki e tutto il resto, la pranoterapia, tutto quello che vuole, ognuno gli dà il nome che vuole, ma sono sempre energie bioradianti. Noi viviamo in un oceano di energie bioradianti. Tutta la superficie del pianeta Terra è piena di energie bioradianti. È un pianeta vivente, se vogliamo. È il pianeta vivente, tutte le energie bioradianti. E siamo in contatto tra di noi, siamo in contatto perché queste energie bioradianti comunicano. Ecco, se però noi diciamo, ah, ma si può allora fare qualcosa a distanza, indipendentemente se si possa o no,
è quel gesto di amore verso quella persona lì che anche se la nostra energia bioradiante non raggiunge certe distanze, per dire, perché sì, le onde elettromagnetiche si distribuiscono anche a grandissime distanze, per carità, però arrivare fino laggiù, eccetera, eccetera, non è che sia una cosa facile, ma questi surga che osservano, che dicono, ma guarda, questa persona vuole guarire a distanza quella che sta lontanissima. Mettiamo su una coincidenza in modo che ci sia questa sensazione di guarigione. Puff, e si realizza. Capito? Perché l'intenzione di amore è molto bella, è molto importante. Capito? L'intenzione, cioè, perché commuove Dio. Non è che tu c'hai superpoteri, nessuno c'ha i superpoteri qui. Questa è proprio la condizione del non avere potere. Qui non abbiamo poteri. Siamo dei nella dimensione vera, reale, che siamo delle ombre, dei pallidi riflessi di ciò che siamo veramente. Qui regna la confusione, qui regna l'agitazione dove tutti si innervosiscono gli uni con gli altri, viviamo costantemente delle guerre tra poveri, siamo tutti traumatizzati, crediamo sempre di essere aggrediti e vogliamo una certa supremazia per poter sentirci al di sopra di queste risse collettive. Mentre siamo un unico essere, noi viviamo l'illusione della separazione. L'amore è la via di uscita. L'amore è anche recuperare il nostro essere bambini nel senso pieni di entusiasmo, pieni di speranze. Capito? Perché l'entusiasmo e la speranza ce la fanno sparire. Ma la nostra natura non è così. La nostra natura non è rassegnazione. La nostra natura è evoluzione e gioia di evolvere. Quindi, per questo dicevo, io non vi avrei dovuto spiegare tutte le cose che vi ho spiegato per poter arrivare a questo, cioè spiegarvi qual è la nostra realtà spirituale, chiamiamola spirituale, la realtà è scientifica proprio. Se non ci fossero stati tutti questi problemi sociali nei quali ci troviamo, non sarebbe stato necessario che avessi spiegato tutto dall'inizio. Perché dobbiamo ricordarci che siamo un unico essere, ma lo siamo veramente, capito? Viviamo in una comune unione, comunione, capito? Questo è il vero senso della comunione, però certo, quando queste frasi le usa la Chiesa, le sporca, le rovina, le rende marce. Noi dobbiamo capire invece i veri significati di certe cose, come il vero significato dell'amore. Il vero significato di amare è sentirsi amati. Sentirsi amati guarisce. Quindi quando tu ami qualcuno, se riesci a fare in modo che questo qualcuno si senta amato, guarisce. È come una magia. Capito? Noi viviamo un'esperienza dei limiti umani, però nonostante ci siano questi limiti umani, sentirsi amati guarisce, rende felici. Funziona. E poi, ripeto, quando è un problema grosso, che uno è disperato,
si suscita la compassione dei nostri angeli custodi, chiamiamoli così, se vi fa piacere, di tutti i surga che sono lì, che ci seguono con grande empatia, che soffrono insieme a noi. Questo di apostrofo io che soffre insieme a noi, ogni volta che qualcuno soffre, è Dio che soffre. Ogni volta che anche un animaletto soffre, è Dio che soffre. È così. Ma faccio un esempio stupido, però è significativo. Allora, vogliamo fare soffrire Dio un attimo? Io, mortacci, io, fa pure male. Ecco, mi ha fatto soffrire Dio, nel senso che lui sente tutto ciò che io sento, tutto ciò che tu senti, tutto ciò che gli altri sentono. Vogliamo fare una cosa carina a Dio? Una carezzina. Ah, fatti fare una carezza sul braccio. Ah, che bello. O la fai sul braccio di qualcun altro. E hai dato una sensazione bella a Dio. E a tutti gli angeli, se li vuoi chiamare angeli, ma sono i surga e i surum. E questa è la nostra natura. Che problema c'è? L'importante è capire che siamo un unico essere, anche se non sembra. Quante volte sentite delle religioni che dicono che viviamo nell'illusione della separazione? Quante volte ci sono queste religioni che dicono Namaste, saluto il divino che esiste in te? Perché tu sei un surga che sogna di essere una persona qui. Tu sei un angelo onnisciente e onnipotente, praticamente Dio, perché poi sono tutti uguali, quindi. E tutti quanti insieme formano questo oceano Dio di questi esseri che sono gli esseri più evoluti dell'universo, onniscienti e onnipotenti, veramente gemelli. Infatti io ultimamente, visto che ho cominciato a capire bene quello che dico, non dico ti saluto fratello, io dico ti saluto gemello. E mi riferisco al tuo vero io, che non è questa proiezione piena di difetti che noi abbiamo qui. Quindi non litighiamo tra di noi, non fraintendiamo tutto quello che ci diciamo gli uni con gli altri. Partiamo da un principio, che è la necessità del bene. Basta con questi conflitti. Se noi riusciamo a calmare le nostre menti, cominciamo a sentire l'esistenza, cominciamo a vedere con chiarezza com'è veramente questa realtà, al di là della realtà illusoria nella quale siamo immersi. Quindi stiamo sereni. E cerchiamo di essere felici, sorridiamo, perché se tu cominci a sorridere, magari è il muso, no? Poi dopo un po' cominci a sorridere e cominci a essere felice e contagi questa felicità agli altri. Tutte queste cose che sto dicendo già le conoscete, ma sono state trasformate in delle banalità. In delle banalità che ormai nessuno neanche gli dà più importanza. E quindi qual è la differenza tra quello che dico io e quello che ormai è una banalità? Che voi sapete finalmente cosa c'è dietro, la verità che c'è dietro. Quindi approfittate di tutte queste belle cose che ormai conoscete e sono vostre e non ve le può togliere nessuno. Vi appartengono, ci appartengono.